Questo è il principale dei capannoni. È uno dei capannoni che abbiamo a disposizione. Questo è l'archivio dell'Istituto INPS. Sì. Quanti metri quadrati sono? Circa 50.000 tutti i capannoni. 50.000 metri quadrati, per quanti metri? In maniera specifica sono 14 metri e mezzo. Qui dentro ci sono dalla piccola pratica di Catanzaro fino al faldone di Bolzano. Per i sono tutti qua. Sì, sono tutti qua. Roberto La Rosa gestisce l'archivio nazionale dell'INPS dal 1998. L'ultimo contratto tra la sua azienda e l'Istituto di Previdenza è stato stipulato senza gara nel 2008. Secondo un parere dell'autorità anticorruzione sarebbe illegittimo. Nel 2008 l'istituto credo che all'epoca chiese se era possibile fare una gara o spostarla, no? Io questo non lo so. Però la sovrintendenza disse, sono degli atti che abbiamo anche noi chiaramente, e dice prima di qualunque altro tipo di operazione, questo archivio va adeguato. Quindi non si può spostare. Lo tiene La Rosa, no, e lo adegua. Fino al 2017. Sì, sì, dato comunque, dal 2008, se lo tiene La Rosa. Sì, sì. Nel 2017 il contratto decennale tra INPS e Delta 1 giunge a scadenza. Da quel momento l'azienda di La Rosa ha iniziato la restituzione graduale di tutto il materiale e ha consegnato ad INPS il database con cui aveva gestito l'archivio in questi anni. L'INPS però dice che questo database non funziona. Io gliel'ho fatto vedere che funzionava, lo sanno perfettamente. Ma secondo lei, se questo famoso database non funzionava, ma noi tutte le milioni di pratiche nell'arco degli anni che abbiamo consegnato, ma come lo consegnavamo? Ma i problemi non finiscono qui. Lei, in tutto questo tempo, cioè dalla fine del contratto, sì, del 2017 fino ad oggi, lei per IMSS ha continuato a lavorare? Ma noi già abbiamo trasferito materiale all'istituto. Quanto? Adesso il dato preciso non lo so, ma credo nell'ordine di una 30.000 quintali. Continuiamo a servire tutte quante le sedi in giro per il territorio nazionale delle pratiche che ci vengono tutt'oggi richieste, e loro poi invece, ecco, appunto, pensano che tutto questo sia gratuito, perché è più di un anno che non paga. INPS non solo ha interrotto tutti i pagamenti alla Delta nell'agosto del 2019, ma ha anche chiesto che La Rosa venga condannato a pagare 100 milioni di euro per danni. Altrimenti l'INPS la vorrebbe condannare, certo, per farle per restituire. In realtà li dovrebbero pagare loro, cioè noi in realtà li devono pagare loro. Quindi lei si considera creditore nei confronti dell'INPS? Certo, sicuramente sì. Per una cifra di? All'incirca di 12 milioni più o meno. Chi doveva controllare l'operato della Delta era la soprintendenza archivistica del Ministero dei Beni Culturali. Secondo i documenti che abbiamo visionato, risulta che, almeno fino alla scadenza del contratto, la Delta avrebbe sempre onorato gli accordi. Ci sono delle lettere che appunto, anzi, encomiano quello che noi abbiamo fatto. Quindi la soprintendenza encomiava il vostro lavoro? Certo. Questo prima del 2017? Certo. Nell'arco degli anni abbiamo consegnato decine di milioni di pratiche e non abbiamo mai ricevuto nessuna lamentela. Stranamente dal 2017, non so perché, ma la cosa non va più bene. No, però questo stranamente però ce lo chiediamo tutti. Cioè, infatti, perché domandiamo, dopo 27 anni se di lo sapessi, lavoro direi incommiabile, certo, decide di liberarsi di lei? Perché tutti quanti hanno cominciato a fare un battage. Ah, le altre aziende? Certo, dice perché c'è lui, perché non sono lui la torta? Perché ci stai? Questo. Se qua c'è già un archivio fatto e finito, sì, senza doverlo redistribuire in giro, con un software che qua secondo voi funziona, ma perché l'INPS non si poteva mettere d'accordo con voi e non si poteva prendere questo posto? Noi all'epoca abbiamo formulato un'ipotesi per iscritto di vendita nostra, acquisto loro, che era inferiore del 50% a quello che l'istituto avrebbe pagato nell'arco dei 9 anni di, diciamo così, di trasmissione dei fascicoli al nuovo gestore. E che prezzo li avete fatto? Ma credo intorno ai 35-40 milioni. E in questa maniera qua INPS avrebbe avuto in mano... Avrebbe risolto una volta per tutte il problema degli archivi, perché sarebbe diventata di sua proprietà e il problema era finito. Ma INPS cosa ha risposto? Non ha risposto al momento.